alta la temperatura dei pneumatici, in questo momento poi una nuvola copre il sole, quindi c'è un istante impercettibile di riscaldamento dell'asfalto che va a calare e potrebbe essere determinante per la temperatura dei pneumatici. Easy Kart by Vega, ci siamo, il semaforo adesso sì che si vede bene è rosso, 12 giri, semaforo rosso, stato finale di Pietro Ventaglio, Riccitelli, Riccitelli va a comando su Pietro Simone Rossi, poi c'è Flohaus e Perez, si rischia un levissimo in confronto fianco a fianco, Flohaus sta cercando, Alice Piana si impianta nel tornante 2, nel tornante sinistro, poi andiamo via in velocità, peccato, ma Alice avrà ancora la possibilità di recuperare, magari non più in 6 posizioni, ma sicuramente la coda dello schieramento. Eccoci in uscita dalla zona che affianca la Romea, il ferro del cavallo sinistro, ora il ferro destro, Simone Riccitelli a comando in seconda posizione, attendiamo nel contro il mio di capire se c'è Simone Rossi, l'impressione è quella di sì, infatti Simone Rossi secondo, terzo il 48, poi il 95 per Gesù Pizzi, sono il settore inseguita dal 44, Mattia Riccotti, testardi! Non è testardi che precede Francesco Pizzi, ma è in realtà Pedro Cristoni, attendiamo la chiusura del primo passaggio per avere conferma di questa visione senza lente di gran centro oculare di gradimento. Riccitelli comando, rosso secondo, terzo, quarto, numero 48, Pedro Cristoni, quarto, numero 5, Francesco Pizzi, quinta, provato ancora, e sesto, numero 44, Mattia Riccotti, testardi, settimo, ottavo, 18, Berto Aldodo, Filippo Boccolari, numero 16, che precede Giulio De Amicis, Alice Piana, cerca di recuperare la quindicesima posizione dal 97, Giacomo Nardone, fila via, tutto lisce per il momento, c'è un sorpasso là dietro per la nona posizione, probabilmente è Filippo Boccolari che cerca di recuperare lì e mezzo e guadagnarsi la finale A, vedremo se va così, intanto siamo andando in Riccitelli, chiudo tra le torne perché ha capito che Rossi è minaccioso alle sue spalle, ma l'81 blu rimane al comando, Cristoni si avvicina, Rossi prova l'attacco, da dietro è il numero 12, De Amicis che invece si fa largo ai danni del 16 Boccolari e del 18 Mattia Bella, intanto vediamo Rossi affianca l'uscita dal tornante del muro, Riccitelli lo scavalca, si butta all'interno Edo Cristoni, questo fa il gioco di Francesco Pizzi che però non riesce ad approfittare, giù dal secondo passaggio al comando Rossi, secondo Cristoni, terzo Riccitelli, quarto Francesco Pizzi, quinta provando ancora e sesta il 44 Mattia Riccotti, hanno fatto un po' il vuoto alle loro spalle, ma c'è De Amicis che marcia, giri veloci, 1.07.353 il crono di Giulio De Amicis, ottavo il numero 12, sta provando a inventarsi un recupero non tanto prodigioso ma sicuramente energico e potente. Rossi al comando, ha un buon vantaggio nei confronti di Simone Riccitelli, comunque tiene chiaramente il suo obiettivo, è quello della qualifica per la finale A. Rossi leader, ricordiamo che il numero 80 corre con il colore della Emilia Carta, poi c'è Cristoni, occhio Francesco Pizzi, intanto De Amicis ha raggiunto Mattia Riccotti, non c'è Riccotti che è inseguito da De Amicis. Stiamo per chiudere il terzo passaggio, Cristo, Riccitelli secondo, terzo, Edo Cristoni, 4.95 Francesco Pizzi, giro veloce da parte di Simone Rossi, 1.06 e 768, cambia il giro veloce della gara, mentre c'è lotta per la sesta posizione, sì, c'è lotta per la sesta posizione, le prime 5 sembrano essere consolidate, anzi lo sono, Provence Sauteur è tranquillamente quinta, mentre dietro De Amicis è riuscito a raggiungere Mattia Riccotti ed è in settima posizione. Mattia Riccotti, scusate, ha raggiunto Mattia Riccotti, lo ha attaccato, scavalcato ed ora sesto c'è Giulio De Amicis, mentre Alice Piana sta cercando di recuperare il numero 97. Nardone è ormai tra nel mirino. Da dietro abbiamo Filippo Boccolari che col numero 16 ha scavalcato Mattia Berto, ora c'è però il 207 Giardelli davanti a lui, la gara è ancora lunga, infatti stiamo per chiudere il quarto passaggio, quindi un terzo di gara che se ne va in archivio, Rossi al comando ma Riccitelli sta rilanciando, Riccitelli recupera, sono Rossi.
Bobbo Edo Cristoni e quarto Francesco Pi. Vicitelli va all'attacco, ha preso la scia di Rossi, niente da fare, attende di arrivare alla zona dei due ferri di cavallo, infatti va all'interno Vicitelli e scavalca Rossi. Beh, seguiamo l'incrocio di traiettorie per capire se Rossi riesce a reagire. No, Vicitelli ritorna al comando numero 31 della Kinetic Racing, terzo 48 Edo Cristoli, quarto 95 Francesco Pizzi, quinto il 12 Giulio D'Amicis e sesta Floralto Torro. Giulio D'Amicis, il suo quinto ancora, Vicitelli che sono scavalcato da Rossi, alla quadra, Rossi ne ha approfittato la quadra, Vicitelli ha cercato di ritornare sul suo bersaglio, niente da fare, quinto quindi, D'Amicis sono cavalli di monta, ecco il numero Rossi, con 80 chiude a comando, il titolo per uno Vicitelli, vediamo se Vicitelli torna ad attaccare il suo avversario, ci prova una via, ecco l'interno Vicitelli all'interno, davanti al numero 3, niente da fare, semplicemente è stata un'impostazione diversa dalla curva da parte dell'80 Rossi e il 81 Vicitelli che ci ha fatto pensare a un attacco, ma sarà meglio che sentire una sbrigata Vicitelli perché il 48 Cristone e il 95 Pizzi si stanno avvicinando, grande la rimonta del 12 Giulio D'Amicis che non si è fatto intimorire dal brutto risultato, una mancia qualificazione. Intanto testa quella per il 207, Luca Giardelli, si è girato Giardelli, addirittura Cristoni ha raggiunto l'81 Vicitelli, quindi alle spalle del 44 Mattia Ricotti, figlio degli studi, c'è il 70 Francesco Testardi e poi troveremo Filippo Boccolari che precede Matti Aberto all'Isettiana, cerca sempre di raggiungere la coppa, trovata dal 97 Nandone, l'84 Schivolacci. E questo giro, quindi metà gara, Vicitelli e Cristoni stanno raggiungendo il numero 80 Rossi, giro veloce ancora del 12 Giulio De Amicis 1-06 e 166 Boccolari e Nola, ma in metà gara può ancora succedere davvero di tutto. Per il momento sesta e ultima di qualificati l'RK, non per cominciare un giro, tutto fa un sottore, intanto Vicitelli è attaccato addirittura sia da Pizzi che da Cristoni, Cristoni lo attacca all'uscita del ferro di cavallo sinistro, siamo al ferro di cavallo destro, Vicitelli riesce ad affiancarlo con una volta per favore la traiettoria, è per Edo Cristoni, vediamo se Vicitelli replica, è un quartetto infatti, subito va all'interno, si muove Vicitelli e stavolta Edo Cristoni, questo duello serrato, sta facendo il gioco di Simone Rossi, tranquillamente leader e sicuro di non essere raggiunto, mentre deve guardarsi le spalle più alto ancora perché la ragazzina della Noviello Engine potrebbe essere raggiunta dal 44 Mattia Ricotti. Ed ecco intanto l'attacco di Cristoni su Vicitelli, Vicitelli si gira ma è sul lato sinistro che aveva attaccato, niente da fare, non ha trovato Giulio D'Amicis lo spunto giusto, ma D'Amicis era quarto, sono attacco del 95 Francesco Pizzi, mentre il 207 Giardelli è tredicesimo, alle sue spalle solo l'84 Simonazzi, 97 Nardone e Alice Piana, il 28 Fuxia, ancora Vicitelli intanto nella zona che si affianca la statale Romea, riscavalca Edo Cristoni che viene a sua volta scavalcato da Giulio D'Amicis, risultato, l'81 Giulio Vicitelli è secondo, terzo, il 12 D'Amicis che va all'attacco di Vicitelli, Edo Cristoni scende un pochino indietro, per il momento comunque non hanno possibilità di essere raggiunti, attaccati da Florence, sotto Florence che chiaramente sta puntando a qualificarsi per la finalissima. Intanto sta cominciando a girare veloce anche Filippo Boccolari, migliora il suo passo gara, viene avvicinato dopo il giro del 70 Francesco Testardi. Ecco Simone Rossi, chiude l'ottavo passaggio, 4 giri, un terzo di gara alla conclusione, D'Amicis muove la seconda posizione in danni di Vicitelli, no, Vicitelli ha imparato bene la lezione nella sua lotta con soprattutto il 48 Cristoni, e non ci sta, chiude bene, ma guardate, D'Amicis all'interno del contrattivo della Romea, Giulio D'Amicis scavalca, rischia la testa coda Vicitelli nella sua, ha resistito al successivo attacco di Edo Cristoni che ha provato di proporsi
subito dopo che Chiamicis ha sfidato all'interno Riccitelli, ha controllato molto bene lo 81 blu Simone Vigodato, ricordiamo Simone Riccitelli, il suo kart sapientemente, anziché andare in testa coda si è mantenuto terzo, anzi ha rinforzato l'offensiva del 48 Cristoni e di Francesco Pizzi, tanto che ancora Cristoni però si butta all'interno sul mezzo del muro, tanto che Florent Sauter si è pericolosamente avvicinata. Il casimo del 51 con colui della ragazza Roma Kubica ha uno dei marchi della casa di Cristone. Il volo si chiude dalla posizione inserita dal giro del Vincis. Cristone però ancora l'attacco, ma c'è anche Mattia Ricotti che cerca una qualificazione all'ultimo giro, vedremo se la farà. Intanto Riccitelli ancora, è stato scavalcato da Cristone, ma ora incrocia la traiettoria al favore Riccitelli. Riccitelli inside, Cristone all'esterno, andrà sicuramente ad attaccare nella destra, eccolo là, della Romea, confronto fianco a fianco, Riccitelli torna terzo, Pizzi va all'esterno su Edo Cristone e Florent Sauter viene attaccata da Mattia Ricotti che le strappa la sesta posizione. Ma la gara può risolvere ancora davvero tantissimi colpi di scena. Secondo rosso a comando, secondo Giulio D'Amicis, staccato di 3 secondi, 76 minuti, terzo Dottor Simone Riccitelli, ma sono in 5 per 4 posti, uno da resterà fuori, per il momento è Florent Sauter, ma non ne siamo sicuri che questo, non siamo sicuri che questo sia il verdetto finale. Solo giro, tre giri della conclusione, sempre rossi davanti, D'Amicis che insegue, 181 Riccitelli, 448 Cristone, quinto 95 Pizzi, 744 Ricotti, giro rossi di D'Amicis, ancora 1-06 0-02 per il numero 12 che sembrava dovesse rinunciare addirittura alla finale A, invece sta riproponendo in pieno. Riccitelli ancora attaccato da Cristone. L'ho visto molto bene il ragazzino Umbro, ora Cristone per la diagonale anche del 95, Francesco Pizzi. Pizzi che ha iniziato l'anno con 50 training ed ora è passato con un ottimo figlio alla 60, guardate che Pizzi davvero non ci sta, occhio perché Florent Sauter si è attaccata, ma è Mattia Ricotti che ormai li ha raggiunti e potrebbe rilanciare un attacco. Inventarsi proprio un duello il pilota del team Abacossa. Noi ci prepariamo a chiudere il giro numero 11, quindi a iniziare il 12° e ultimo passaggio. Simone Rossi sotto comando, vediamo quel dito con il piede, Riccitelli al terzo, quarto Cristone con la torta, 55, Pizzi e sesto 94, Mattia Ricotti, Florent Sauter pronta alla possibilità di qualsiasi sbarrione dovesse capitare là davanti, peccato per Luca Giantelli che 12° scavalca 58, Michael Munari, ma più di così non può fare, e intanto c'è l'attacco alle spalle di Cristone, Ricotti va a scavalcare Francesco Pizzi, Mattia Ricotti scavalca Pizzi, Florent Sauter si avvicina, e c'è la quinta, la sesta posizione che sono davvero molto traballanti in bilico. Simone Rossi sempre al comando, secondo Giulio D'Amicis, non li possono raggiungere, mentre qua dietro anche Michelli e Cristone sono con un distacco consolidato, con Florence si sta avvicinando, la ragazzina della Biello Engine e in scia Ricotti, davanti a Ricotti c'è Pizzi, arriva in volata per la quinta e sesta posizione, la Biello Engine intanto conferma il successo di Simone Rossi, secondo Giulio D'Amicis, terzo in volata Simone Riccitelli, quarto Edo Cristone, quinto Francesco Pizzi, sesto Mattia Ricotti, Florence Sauter ha provato ad avvicinarsi, non c'è stato niente da fare, settimo un ottimo Filippo, ottavo un ottimo Filippo Boccolari che ha recuperato su Francesco Testardi, nono decimo 207 Luca Giardelli, undicesimo con il 18 Mattia Berto, dodicesimo Filippo Monti, tredicesimo 58 Michael Munari, quattordicesimo Francesco Simonatti, quindicesimo Giacomo Nardone, sedicesima Alizia Piana che aveva raggiunto ormai il suo avversario, quindi i sei qualificati sono Rossi, D'Amicis, Riccitelli, Cristone, Pizzi e Ricotti e ritroveremo nelle ultime tre file della finale A della 60 Easy. Per noi tempo di seguire la finale della Easy 100 e per cominciare a parlare di Campi Trofeo Nazionale Easy Cart edizione 2000.
13.